ragazzi, sono Medino e bentornati sul mio canale con un nuovo episodio di Valentino Rossi The Game. Siamo in ultima posizione, come sempre partiamo in fondo al gruppo. Siamo ad Aragon, gara molto molto importante, soprattutto in ottica mondiale. Ragazzi, mi raccomando, già da subito un bel mi piace, soprattutto perché gioco a livello realistico. Quindi, se aspettate un attimo, via, mi piace dirlo. Comunque, gioco a livello realistico, quindi mi piace quando mi sopportate la serie. Proviamo ad arrivare come sempre a 500. Oggi è un gran premio ostico, questo è forse uno dei gran premi, una delle piste, dei tracciati, dei circuiti, chiamateli come volete, più difficili del mondiale, più tecnici, in cui bisogna tenere la moto praticamente sempre più vicina alla corda possibile, in quanto è davvero molto complicato. Noi proveremo a fare una gara perfetta. Proveremo a fare una gara perfetta, perché da qua alla fine, se vogliamo vincere il mondiale, dobbiamo vincerle praticamente tutte. Io so che si può fare, credo in me stesso e so che si può fare, però devo dare tutto quello che ho, devo dare tutto quello che ho stando nei limiti. Non devo rischiare troppo, perché so che posso farcela, so che posso farcela. Con calma ragazzi, con calma. Qua in fondo una buona staccata, perfetto, molto vicino ragazzi. Ho imparato a guidare davvero molto bene questa moto, la moto di Brad Binder e di Bo Benzeneyer, non ho ancora capito come cazzo si pronunci dentro anche qua. E ora di qua, intanto tra virgolette Bo Benzeneyer, che ho anche tra amico su Facebook, giusto per vantarmi un po'. Comunque chi se ne frega, continuiamo, buttiamo giù la moto e perfetto, è perfetto. Guardate Binder che dietro che è. Se Binder rimane lì, questa gara va vinta. Se Binder rimane lì, dobbiamo assolutamente vincere questo gran premio. Quindi adesso spingerò la mia KTM fuori da ogni dove cavolo va Livio Loi, ragazzi. Va a prendere un po' di sole, perché non gli piace l'ombra. Il grande Livio Loi, vincitore di Indianapolis, unico gran premio l'anno scorso, gara roccambolesca sotto la pioggia. E ora dentro, anche su Locatelli e Bagnaia. Occhio, larghi. E apriamo prima. Sì, siamo avanti, siamo usciti molto bene. Binder in difficoltà, sesta posizione per lui, però attenzione sul dritto, che la nostra KTM è davvero un aeroplano su questi drittoni lunghissimi. E ce lo fa subito vedere Brad Binder, vediamo se riesce a conquistare qualche posizione. Io qua in fondo stacco come un forsennato, come sempre. La tieni e poi qua apri tutto, devi stare stretto. Qua devi stare stretto, magari non... No, mi dà la penalità. Un secondo e due. Un secondo, ragazzi, io non ci voglio credere. Un secondo e due di penalità, sapete cosa vuol dire? Che adesso devo prenderli, superarli tutti e tirare come un malato mentale. Dove, mamma mia, Bagnaia. E tirare come un malato mentale, quindi adesso... Gara compromessa, sempre dai miei errori stupidi comprometto le gare. Però io non mollo, barcollo ma non mollo. Qua sono tutti insieme. E adesso vi faccio vedere il sorpasso più bello della storia del motomondiale. Occhio. Corda stretta. E li abbiamo passati tutti tranne Bulega. Proprio quello che volevo fare ragazzi. Ho imparato davvero ragazzi a guidare, che anche loro a livello realistico non mi stanno dietro. Curva, stai molto stretto. Tocco con Bulega, ma siamo davanti anche a lui. Siamo davanti anche a lui e adesso è arrivato il momento di tirare. Un secondo e due devo guadagnarli, perfetto. Mamma Bulega come si butta dentro in modo assassino. Vediamo se riusciamo. Qua me la prendo larghissima e poi gli apro in faccia. Binder ha rischiato di stendermi in una maniera assurda. Ragazzi, mi prude l'occhio, intanto un piccolo problema. Devo guidare con un dito nell'occhio. Qua sono andato largo ovviamente perché sto guidando con una mano sola. Ok, perfetto. Raga, Bulega sta andando, non mi piace la cosa. Bulega sta andando. Noi dobbiamo dargli un secondo e due. Un secondo e due, e se Bulega va così, un secondo e due non glielo diamo. Dobbiamo dare tutto, dobbiamo dare praticamente tutto a costo di ammazzarci. Sì, magari non così, con più calma, se no davvero faccio la figura dell'imbecille. Ok, adesso qua ci avviciniamo molto. Ora dobbiamo passare in rettilineo e fare l'ultimo giro della nostra vita, fare il giro della vita. Prendiamogli bene la scia, tutta, fino al tubo di scarico gliela voglio prendere, perfettamente così. E ora via. E ora si spinge quest'ultimo giro ragazzi. Ora vi faccio vedere cosa vuol dire rischiare, perché il mondiale lo devo vincere a tutti i costi. Lo voglio vincere, e se non vinco questo gran premio il mondiale è quasi compromesso. Quindi adesso vi faccio vedere cosa vuol dire rischiare di cadere ad ogni curva. Io rischio raga, come andrà? Andrà. Ultimo giro. Ultimo giro, perfetto. Qua la prima curva non la rischio perché non la so fare bene. Sì, per il Bulega mi si avvicina molto. L'abbiamo presa davvero molto bene però. E adesso si parte. E adesso si parte alla riscossa, ragazzi. Largo, subito largo. Dove cavoli vado non lo so. No, raga, non è... No, questa no, che cazzo era la parte dove dovevo guadagnare, in teoria. Mi sono ucciso con la moto sul cordo. L'ho fatto proprio l'errore della vita, non dovevo farlo. Però ora stiamo attenti. Stiamo nei limiti della pista. Possiamo guadagnarglielo un secondo e due.
Devo guidare pulito. Pulito quando sei davanti. Un secondo 2.17. Dobbiamo tenere questo vantaggio e dare praticamente tutto. Dare tutto quello che la nostra moto ci consente senza però prenderci rischi inutili, perché lì si rischia davvero tanto di buttare via un gran premio. Frena, gomma dietro di traverso. Mamma, questa curva l'abbiamo fatta praticamente alla perfezione. E anche questa qua. Abbiamo fatto davvero due curve che ci avvicinano molto forse alla vittoria di questo gran premio. Questa curva l'ho presa forse un po' troppo stretta. Sì, troppo stretta, però in uscita siamo usciti bene. Bulega è lontano, però un secondo e due è tanto. Un secondo e due è tanto. Vediamo quanto siamo. Un secondo e tre è ancora lì. È ancora lì. Ciò vuol dire che devo fare un'ultima curva ai limiti del legale. L'ho fatta qualche volta al massimo quella curva, ma mai rischiandola tanto quanto la rischierò adesso. Quindi adesso vediamo. Penultima curva, ultima S e via. E via sul rettilineo. Vediamo quanto siamo davanti. Un secondo e sei, ragazzi. Un secondo e sei. L'occasione di vincere c'è. E sarebbe un'occasione molto importante in ottica mondiale. Quest'ultima curva va fatta bene. Potrei fare anche un tempo davvero molto buono nonostante il primo settore errato. Buona ma senza rischiare troppo. Stacchiamo forte. L'abbiamo presa molto bene. Stai stretto e ora giù tutta. L'abbiamo fatta proprio come volevo, ragazzi. E mi sa proprio che ce l'abbiamo fatta. E mi sa proprio che ce l'abbiamo fatta. Vinciamo anche ad Aragon, alzando anche la gomma. Sì, vabbè, fa il backflip, si suicida. Però lo stesso, ragazzi, dovremo avercela fatta. Dovremo avercela fatta nonostante l'impennata. Ti prego, è così. È così. Vittoria ad Aragon, ragazzi. E Brad Binder è quarto. E nel mondiale siamo a 20 punti. 4 gare. 20 cazzo di punti. Dai, ragazzi, non molliamo. Diamo tutto quello che abbiamo, che questo mondiale lo voglio vincere. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un commento. Se ancora non lo siete, iscrivetevi al mio canale, che mi fa sempre molto piacere. Mi raccomando, passate da tutti i links che trovate qua sotto in descrizione. Per oggi da me è tutto e bella.